salutiamo l'estate ormai alle porte con un pesce che sia propizio di buona sorte. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi ultimo video dedicato all'estate. Salutiamo questa meravigliosa stagione che è stata piena di cose storte meteorologicamente parlando, con un progetto di riciclo che sia una sorta di talismano per le stagioni che verranno. Ci portiamo uno scampolo d'estate e facciamo in modo che questo ci dia la carica per tutto il resto della stagione fino a rivedere l'anno prossimo il mare. Creiamo un bellissimo pesce con le bottiglie di plastica riciclate, un pesce che sia una sorta di talismano da appendere in qualunque stanza o in veranda. Guardate che bello, guardate che bello, non sembra un oggetto di artigianato? E che potremmo goderci durante tutta la stagione più cupa, la stagione invernale, ricordandoci della nostra estate. Ma ora basta parlare, se vorrete continuare a parlare con me vi aspetto volentieri alla fine del video. Lasciatemi un pollice in su, una condivisione e spostiamoci sul piano da lavoro per creare il nostro talismano a forma di pesce. Ed ecco l'occorrente per il nostro ultimo lavoretto dedicato all'estate, il pendente a forma di pesce, un elemento d'arredo bellissimo che viene fatto riciclando delle bottigliette di acqua. Io queste le ho raccolte un po' a mare, abbandonate sulla spiaggia, le ho già lavate, quindi non c'è nessun problema, infatti ancora sono bagnate, e un po' invece le ho raccolte io quando, sapete, uno è fuori, ha un'emergenza idrica, deve bere, ne acquista qualcuno. Quindi ci serviranno un 8 di queste bottigliette e poi ci occorrerà anche una bottiglia grande. Io le ho prese verdi, ma potete prenderle di qualunque colore, tanto poi andremo a colorarle con degli smalti per unghie. Io ne ho qui un po' che non uso più e li userò per i lavoretti. E ci occorrerà anche un bulino per praticare dei buchi, dello spago, le bottigliette mi raccomando con i tappi, taglia balza e forbici, e poi una candelina e un accendino. Iniziamo subito. Come prima cosa tagliamo le nostre bottigliette, perché useremo, quindi faccio il primo buco e poi taglio tutto tondo, perché per questo lavoretto principalmente useremo questa parte della bottiglia, ed esattamente fin dove compie la campanella, quindi sin dove si allarga nel suo punto massimo. Voilà, così. Prendiamo per tutte più o meno la stessa altezza. Della bottiglia grande taglieremo la parte superiore tutta. Quindi pratichiamo un taglio fino a dove vogliamo che sia lungo, appunto, la campanella che ci servirà. Eliminiamo il resto che teniamo e non buttiamo via, teniamolo da parte. Togliamo il tappo e adesso con un po' di pazienza dobbiamo tagliare fino a qui, fino a sotto la ghiera che alloggia l'anello, fino a qui. Poggiamo il tagliabalza, la lama, riscaldiamola e inseriamo piano piano. Voilà, in questo modo penetrerà più facilmente nella plastica e potremo iniziare il taglio in maniera più semplice. Stiamo attenti a non bruciarci e a non tagliarci le dita. E voilà! Tagliata, e pratichiamo una pieghetta, voilà, alla fine, così, uno e due. Prendiamo adesso i nostri colli, diciamo le nostre parti superiori delle bottiglie. Come prima cosa togliamo gli anelli che non ci serviranno.
Quindi tagliamo i bordi anche con l'aiuto del tagliabalze, perché è più facile che non con le forbici, in maniera un po' ondulata. Vi faccio vedere. 1, 2, così vedete che è un pochino ondulato, e facciamolo con tutte le bottigliette. Adesso prendiamo i nostri smaltini e cominciamo a dipingere tutti i pesci, tutte queste parti di colori diversi, ognuna con un colore differente. Facciamo asciugare completamente, poggiamolo e lasciamo che si asciughi. Nel frattempo, ad uno dipingiamo tutte le altre cupoline, escluso il tappo. Ok, mentre aspettiamo che tutto si asciughi, prendiamo il bulino e riscaldiamo la punta, e su ogni tappo pratichiamo due bei fori. 1 e 2. Così. E 2. Adesso dobbiamo fare l'ultimo pezzo. E allora, vi ricordate che avevamo tagliato anche la parte finale, la parte a striscia della bottiglia? Benissimo, da qui ricaviamo la coda del pesce. E allora, semplicemente così, anche con lei in maniera più semplice, pratichiamo due buchi, voilà, e sporchiamola con qualche smalto, striandola un po'. Mentre gli altri pezzi asciugano, dedichiamoci un attimo alla testa e disegniamo l'occhio del pesce, un bell'occhione vispo. Facciamo anche la pupilla, faccio con un bulino. Ok, aspettiamo che si asciughino tutti i pezzi, quindi assembliamo il nostro pesciolone. È arrivato il momento di assemblare. Prendiamo un bel laccio di corda lunghissimo, io penso che lo farò più di 2 metri, e un capo lo infiliamo da una parte della codina e un capo dall'altra parte. Allargo abbastanza i buchi affinché possa entrarvi. 1 e 2, stando attenta a non strappare, perché questa parte è molto delicata. Quindi un capo da una parte, così recupero l'altro capo e lo infilo dall'altra parte,
e tiro. Voilà. Adesso decidiamo, considerando che questo è la coda e questo è il capo, consideriamo che è ancora evidentemente non asciutta, decidiamo l'ordine di ingresso dei nostri pezzi. Quindi io vorrei fare 1, 6 e 7. Ce la faremo, ragazzi. Quindi prendiamo i due capetti, misuriamo l'altezza della bottiglia e facciamo in modo che la coda vada un po' dentro come altezza. Quindi a questo punto facciamo un bel nodo, fate scorrere i lacci da una parte e dall'altra. E voilà, quello che accadrà sarà questo. Guardate, 5 centimetri circa di distanza, e pratichiamo un altro nodino. Prendiamo un'altra bottiglia e inseriamo i due capetti. Facciamo scorrere i fili. E voilà! Anche il secondo è entrato. Lasciamo anche qui un 4-5 centimetri e pratichiamo un altro nodo. Ultimo nodo, un po' più alto perché la testa è un po' più lunga, e poi prendiamo un tappo e foriamolo, ok? Quindi facciamo passare i due capetti. Arrivati al tappo, facciamo un nodo. Quindi l'ultimo passaggio è legare un tappo. 1 e 2. Quindi prendiamo la coppia e facciamola scorrere fino al tappo e tappiamogli la bocca. Voilà, così, guardate che bello. E voilà, ecco pronto il nostro pesce. Andiamolo ad appenderlo e vediamolo bene, che così non dice nulla, ma appeso vedrete che bellezza. Che bello il nostro pesciolone, non sembra un'opera un po' giapponese? Sembra una di quelle porcellane giapponesi. Io lo trovo bellissimo, mi ricorderà l'estate appeso alla mia finestra, così io lo metterò da esterni perché durerà anche da esterni tra le piante. Farò pendere questo pesciolone a ricordarmi della mia stagione preferita insieme all'autunno. Le mie due stagioni preferite sono una di seguito all'altra, estate ed autunno. Bene, questo è un progetto di riciclo molto importante che ci riporta di nuovo all'operosità manuale. Se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un pollice in su e fermati un attimo che ho ancora qualcosa da dirti. Stanno per ricominciare i corsi di Arte per Te. Ricomincia il corso di disegno, il corso di tecniche pittoriche e da quest'anno prendono avvio il corso di acquerello, il corso di pittura a olio, il corso di critica e interpretazione dell'arte e il corso di iconografia.
Partecipa anche tu, ti aspetto. In coda al video e nell'info box troverai il link del video dedicato ai corsi in cui ti spiego tutto per filo e per segno, oppure se sei interessato contattami tramite messaggio privato sulla mia pagina Facebook Arte per te, pennello bianco su fondo rosso. Troverai il link qui giù in info box. Vi aspetto numerosi per i corsi di Arte per te, ricordandovi che le iscrizioni chiuderanno il 20 settembre, quindi c'è davvero poco tempo per prendere in mano il proprio sogno e farlo diventare realtà, se anche tu sei uno di quelli che ha lasciato l'arte in fondo ad un cassetto chiuso come il sogno depositato lì che prima o poi devi pur realizzare. Quale migliore occasione se non questa? Vi aspetto numerosi e spero che in numerosi farete e riproporrete nelle vostre case il mio pesciolone con le bottiglie. Ora ditemi, pensereste, vedendolo appeso, che è un riciclo di bottiglie di plastica o è più facile che si pensi che sia un oggetto di design veramente bello, magari di ceramica? È veramente bellissimo. Se questo video vi è piaciuto, condivisione, pollice in su, e io vi aspetto sempre qua per un nuovo video creativo con la nuova stagione autunnale di Arte per te. Da Ombretta e da Arte per te è tutto. Alla prossima volta, ciao!